Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Dialoghi sulla Fede. Stavamo ragionando sull'evento della morte in croce di Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni. Avevamo commentato alcuni aspetti, in modo particolare l'aspetto del momento della morte. Giovanni dice che Gesù, chinato il capo, paredochen to pneuma, cioè trasmise lo spirito. E quindi stavamo ragionando su questa trasmissione dello spirito verso dove andava, cioè lui trasmette il suo spirito il suo spirito, la sua persona, la mette nelle mani del Padre, ma trasmette anche lo spirito all'umanità intera. Su questo aspetto, dicevo, ci torniamo adesso perché il momento dell'apertura dello scrigno, Gesù è colui sul quale scende e rimane lo Spirito, l'abbiamo detto più volte, quindi è il contenitore dello Spirito. Il momento in cui questo contenitore si apre è il momento della morte, il momento della morte perché in questo momento un soldato, per vedere se Gesù di fatto era davvero morto, prende una lancia e trafigge il costato di Gesù. Da questo costato ne esce fuori, dice Giovanni, sangue ed acqua, cioè ne esce fuori sangue raffermo, potremmo dire, quindi esce fuori il grumo di sangue con il siero. E Giovanni si meraviglia di questa cosa, dicevo l'altra volta, si meraviglia perché di fatto, da un punto di vista medico, se noi andiamo a sezionare un cadavere non esce più sangue perché diciamo, il cuore ha smesso di battere, quindi lui vede una cosa strana. Tra l'altro esce fuori il sangue raffermo e questo fa ipotizzare che Gesù, oltre al fatto che gli altri sinottici ricordano che Gesù emette un alto grido prima di spirare, prima di morire, fa immaginare che Gesù non sia morto in croce per asfissia, che era la morte naturale sulla croce, ma muore per infarto. Cioè, probabilmente Gesù gli si spacca il cuore letteralmente. Il sangue, il materiale che fuoriesce va a finire nella sacca pleurica e dalla sacca pleurica esce fuori dal costato nel momento in cui il soldato va a prendere la lancia e trafigge questo costato. Quindi esce fuori il sangue che sta nella sacca pleurica, ma Gesù era già morto da un pezzo quando lui va a fare questa prova. Di fatto però, se questa cosa può essere la spiegazione fisica dell'evento, la spiegazione biologica o l'ipotesi, certo non abbiamo un medico legale che ce la può testimoniare questa cosa, di fatto però Giovanni, ed era qui il punto dove mi ero fermato la volta scorsa, sottolinea questo evento come niente altro nella scrittura. Non c'è nessun evento che venga sottolineato più di questo. La sottolineatura che ne dà Giovanni è questa: chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Non solo Giovanni sottolinea questa cosa con questa espressione che adesso analizzeremo, ma addirittura cita anche in questo evento la realizzazione di due scritture. Uno è ripreso dal libro dell'Esodo, dice non gli sarà spezzato alcun osso, e l'altro è ripreso dal profeta Zaccaria e dice volgeranno lo sguardo a colui che è stato trafitto. Cioè l'evento di questa trafittura del costato di fatto è un evento che per Giovanni diventa talmente fondamentale, talmente importante, che lui stesso lo sottolinea come non mai, come nessun'altra cosa. E perché questa cosa qua? Perché evidentemente questo evento biologico per lui
ha un significato teologico importante, cioè in questo evento si realizza un piano, un progetto di Dio, è il punto culminante della realizzazione del progetto di Dio sull'umanità. Intanto la frase, chi ha visto ne dà testimonianza. Sta dicendo Giovanni, vi dico che io ho visto questa cosa, cioè ho visto uscire dal costato di Cristo sangue ed acqua, cioè chi ha visto, quindi io che l'ho visto, do testimonianza, cioè ve lo dico, vi testimonio che questa cosa è avvenuta. E la sua testimonianza è vera e vi dico che questa cosa è accaduta, è davvero, è stata così, credetemi. Perché la sottolinea dicendo che è accaduta? La sottolinea perché non solo probabilmente perché gli altri sinottici non l'hanno notata o non la descrivono, la sottolinea perché già da un punto di vista biologico-fisico suona strano, cioè chi ha visto ne dà testimonianza, la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero ancora. Io non ero ubriaco quando l'ho vista, ce l'ho vista proprio con i miei occhi, quindi io so che sto dicendo la verità, non me la sono inventata, non stavo sognando, non vi sto raccontando una storiella, sto dicendo che questa cosa è avvenuta. Ma è la finale di questa espressione che sconvolge, perché anche voi crediate, perché anche voi crediate. Dice, ho visto uscire sangue raffermo dal costato di Cristo in croce, ve la sto dicendo questa cosa, perché voi crediate. Cioè, la mia fede si deve basare sul fatto che è uscito fuori da un cadavere del sangue raffermo? O Giovanni vuole dire che la mia fede si deve rafforzare o deve credere a qualche cosa che attraverso quel segno si sta venendo a realizzare? Questo è il problema. Questo è il problema. Il problema è dato proprio da questa interpretazione, cioè Giovanni dice che io devo impiegare la mia fede, devo rafforzare la mia fede perché attraverso quell'evento fisico-biologico si sta realizzando un progetto che Dio ha preparato fin dall'inizio del mondo e che in quel momento si sta realizzando. Qual è questo progetto? Il progetto fa riferimento ai simboli, innanzitutto, che sono implicati nel segno. Segno qual è? Il segno della trafittura, da questo segno escono fuori sangue ed acqua. Oggi è sempre più difficile, diciamo, nelle case trovare immagini del Sacro Cuore di Gesù che poi fanno riferimento a questi episodi. È più facile invece trovare delle immagini del Gesù misericordioso di Suor Faustina Kowalska. Nell'immagine del Gesù misericordioso di Suor Faustina, non so se ce l'avete presente, però di fatto in quell'immagine c'è il Gesù risorto, perché è luminoso, splendente con questo vestito bianco, e da questo vestito bianco escono fuori dei raggi dal suo costato, sono raggi di rosso e di azzurro, l'azzurro il segno dell'acqua e il rosso è il segno del sangue, cioè in realtà quel Gesù risorto è il Gesù crocifisso dal quale escono fuori, dal cui costato escono fuori il sangue e l'acqua. Quindi diciamo, è quella l'immagine e l'immagine parla innanzitutto attraverso questi segni, innanzitutto il segno del sangue. Il segno del sangue è da legare a una serie di eventi nella scrittura, ma in modo particolare, forse l'evento fondamentale, l'evento principale, il primo elemento, è l'evento della prima alleanza. La prima alleanza, come
Come si celebra? Lo ricordo anche se ne abbiamo già parlato. La prima alleanza si celebra in questo modo fondamentalmente. Gli israeliti vengono richiamati ad uscire fuori dall'Egitto. Sono in una situazione di mancanza di libertà, sono in una situazione di schiavitù, stanno male. Quindi vengono in un qualche modo richiamati ad uscire da questa situazione di schiavitù verso una promessa di libertà. Ma il passaggio dall'Egitto alla terra promessa non è un segno soltanto della liberazione dalla schiavitù alla libertà, è il segno anche della creazione, della formazione del popolo di Dio, cioè in quell'evento, in quella, più che evento perché non è un evento singolo, in questo passaggio che coinvolge diversi anni, sappiamo che gli israeliti 40 anni rimangono nel deserto, beh, in questo passaggio dalla schiavitù alla libertà, succede anche qualcos'altro, un qualche cosa che forse si sottolinea poco, cioè il popolo di Israele diventa un popolo, diventa un'unità. Non sono un popolo. Non sono un popolo perché sono 12 tribù, sono 12 tribù che si rifanno in origine ai 12 figli di Giacobbe, tra cui c'è il famoso Giuseppe, Giacobbe che infatti è il primo che si chiama Israele, perciò loro si chiamano Israeliti. Giacobbe è il capostipite comune, questo capostipite comune che si chiama Israele ha 12 figli, i 12 figli sono i capi delle 12 tribù di Israele. Guardate che questi 12 figli non sono stinchi di santo, ricordiamocelo. Questi 12 figli di Giacobbe, 12 fratelli, sono fratelli che dall'origine vivono un po' come in tutte le case, ma di fatto questi sono andati giù pesante, vivono di gelosie, vivono situazioni di disarmonia. Alla fine, siccome vedono che il padre Giacobbe ha un occhio di riguardo per Giuseppe, non so, so cose che forse capitano nelle famiglie, no? C'è sempre il figlio che dice: tu vuoi più bene, si rivolge e dice: tu vuoi più bene a Tizio, a mio fratello, a mia sorella, tu a me non mi calcoli mai. No, sono cose che capitano normalmente in famiglia. Questi, dicevo, sono andati pesanti, perché? Perché addirittura presi dalla gelosia a un certo punto decidono di ammazzare il fratello, cioè vogliono ucciderlo Giuseppe. Vogliono ucciderlo, poi alla fine interviene uno dei fratelli e dice: vabbè, invece che ucciderlo facciamo che lo vendiamo così ci guadagniamo pure qualche soldo, ma lo lasciamo in vita. Quindi è gente di fatto che viene fuori da una storia pesante, cioè questa armonia, questa unità che si vorrebbe fare credere non ci sta. E quando Mosè, dopo che è cresciuto, questo lo racconta il libro dell'Esodo, a un certo punto lui cresce alla corte del faraone, si presenta presso gli israeliti, no? Va a trovare quelli da cui deriva, cioè sa di essere uno di quella discendenza, alla fine arriva a trovare, il primo giorno vede due che litigano e lui che fa? Prende le parti dell'uno contro l'altro, alla fine con la violenza che ha finisce per ammazzare uno dei due. Il giorno dopo, qualche tempo dopo, ritorna di nuovo sui suoi passi e vede un'altra volta due che litigano. A questo punto, uno dei due gli dice: guarda, che nessuno ti ha chiamato qui a fare giudice tra noi due, lasciaci litigare in pace, tu non ci azzecchi niente, non c'entri niente. Tant'è che Mosè poi si fa prendere come dire, dallo sconforto per certi versi, ma piglia e scappa, cioè
non accetta questa cosa, si sente rifiutato e scappa nel deserto, scappa nel deserto nella penisola del Sinai, va via perché si sente rifiutato. Quindi diciamo, c'è una situazione disarmonica in questo popolo cosiddetto di Israele. Israele non è un popolo, è un popolo sulla carta, ma nella pratica è un'accozzaglia di tribù. Potremmo dire che è un popolo come la Jugoslavia era un popolo prima della frattura, cioè qualcuno ha forzato a farla diventare un popolo, ma di fatto non lo era. Quando è che Israele in un qualche modo diventa un popolo? Israele diventa un popolo nel momento in cui arriva ai piedi del Sinai. Arriva ai piedi del Sinai diventa un popolo nell'atto della stipula della prima alleanza. Come avviene questo atto? Quest'atto avviene in questo modo, cioè Mosè sale sul monte Sinai, il popolo rimane alla base del monte, rimane 40 giorni sul Sinai, perché Dio deve trascrivere o deve dettagli i famosi comandamenti. Quando scende la prima volta, che cosa fa? Trova che gli israeliti hanno sostituito già Dio, l'hanno sostituito con un idolo, si sono costruiti un toro e l'hanno fatto fondendo il metallo prezioso che si erano portati appresso dall'Egitto. Si sono fatti sto toro e vanno appresso a sto toro, adorano sto toro. Perché? Perché erano passati 40 giorni, Mosè non era ancora tornato, non sanno se è morto, è vivo Mosè, eccetera. Alla fine lo sostituiscono subito, Mosè lo sostituiscono sostanzialmente Dio. Quando Mosè scende e vede che è capitata questa storia, trova questa storia, che cosa fa? Si arrabbia di brutto, piglia le tavole della legge e le spacca, le rompe. Rompendole, chiaramente deve risalire sul monte. Risale un'altra volta, passano altri 40 giorni, visto che insomma non c'era la copia carbone e non ci stava il computer, evidentemente, chiaramente scherzo, ma ripassano altri 40 giorni perché vengano riscritti i comandamenti. A questo punto Mosè scende e stavolta sì, si celebra il rito dell'alleanza. Come viene celebrato? Il rito dell'alleanza viene celebrato in due fasi. La prima fase è dare lettura dei comandamenti che Dio ha rilasciato. Dare lettura di questi comandamenti. Dobbiamo trovare delle immaginette che questi comandamenti ci fanno vedere, perché i comandamenti stavano su due tavole, ci sono diverse immagini che raffigurano le tavole della legge che noi non abbiamo, non conserviamo in originale. Una però mette cinque comandamenti, sapete che i comandamenti sono 10, una di queste raffigurazioni, alcune di queste configurazioni, raffigurazioni, mettono cinque comandamenti sulla prima tavola e cinque comandamenti sulla seconda. In realtà i comandamenti vengono posti tre sulla prima tavola e sette sulla seconda, e questo non perché di fatto quelli della prima tavola sono più lunghi rispetto a quelli della seconda tavola, un po' come certi studenti che si mettono a scrivere, prima scrivono un sacco di cose su alcuni argomenti, poi vedono che sta finendo il tempo, sulle ultime cose, cioè hanno delle domande da rispondere, rispondono brevissimamente. Non è questo il problema, non è che i primi tre comandamenti sono più lunghi rispetto ai secondi sette. Tra l'altro qui Mosè sta 40 giorni sul monte, c'è tempo di scrivere tutto quello che vuole, non è che c'è un problema di fretta.
La divisione 3 e 7 dipende da un altro fatto, che i primi tre comandamenti riguardano il rapporto tra l'uomo e Dio e i secondi 7 comandamenti riguardano il rapporto tra l'uomo e l'uomo, cioè i rapporti sociali. Se fate caso, i primi tre comandamenti come suonano? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altre idee di fuori di me. Primo comandamento. Secondo, non nominare il nome di Dio invano. Terzo comandamento, ricordati di santificare le feste. Quindi questi sono i primi tre comandamenti. A sto proposito, diciamo, ci sarebbe da sorridere quando qualcuno viene a dire, dice, ma io non faccio peccati. Sì, dice, qualche volta bestemmia, a messa non ci vado. O ci vado quando mi pare a me, è una contraddizione in termini questa storia, no? Che vuol dire? Cioè, non faccio peccati, però vado contro il secondo comandamento, perché non solo nomino il nome di Dio invano, ma lo maltratto, e non solo lui, pure i santi e qualcun altro. Quindi bestemmio e vado contro il secondo comandamento e non santifico le feste, vado contro il terzo. Non uccidere è il quinto comandamento, non rubare è il settimo, cioè nell'ordine di apparizione di questi comandamenti c'è anche un ordine di importanza, cioè i primi tre comandamenti sono i più importanti perché riguardano il mio rapporto con Dio e quindi devo prenderli in considerazione con maggiore forza addirittura rispetto ai secondi sette. Dal quarto comandamento in poi la musica cambia perché dal quarto comandamento in poi non c'è più la richiesta di un'attenzione al rapporto tra l'uomo e Dio, ma c'è una richiesta di attenzione al rapporto tra uomo e uomo. Onore il padre e la madre. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, cioè tutte cose che riguardano rapporti umani, rapporti sociali fondamentalmente. Quindi, di fatto, la suddivisione è una suddivisione sulla prima tavola, rapporti tra uomo e Dio, seconda tavola, rapporti tra uomo e uomo. Se nell'ordine di importanza, dicevo, se i primi tre comandamenti sono i più importanti in senso generale perché riguardano il rapporto tra l'uomo e Dio, i secondi sette però in realtà sono importanti dal punto di vista dell'attenzione, della realizzazione, perché lo dirà poi Giovanni nella sua prima lettera, io non posso amare Dio che non vedo se non amo il fratello che vedo, cioè come faccio a dire che amo Dio? Amo Dio nel momento in cui amo il mio fratello che mi sta vicino, cioè se io voglio bene a mio fratello, faccio bene, faccio il bene, voglio bene anche a mio padre. Se io maltratto mio fratello, maltratto mio padre perché maltratto il frutto del suo amore. Questa è la storia. Quindi ci stanno due tavole di comandamenti che devono essere tenute insieme. Questi comandamenti, guardate, danno lo statuto di quello che è, di quella che è la famiglia di Dio. La famiglia di Dio ha come statuto questo. Come faccio a dire che sono cristiano? Come faccio a dire che appartengo alla famiglia di Dio? Come faccio a dire che appartengo alla Chiesa? Appartengo alla Chiesa nella misura in cui rispetto queste norme, mi comporto in questo modo, cioè ho un carattere distintivo. Il mio carattere distintivo è questo. Dopodiché, e quindi, diciamo, la lettura di questi comandamenti indica lo statuto per appartenere, che è comune agli appartenenti alla stessa famiglia, allo stesso popolo. Dopodiché, quella appartenenza è un'appartenenza reale, cioè come dire, lo stare attento a quelle cose. Non è che ti fa entrare nella famiglia di Dio così a chiacchiere, ti rende davvero, realmente membro della famiglia. Come faccio a definire, a stabilire questo? Beh, la cosa viene sigillata o siglata con la seconda parte del rito. La seconda parte del rito consiste in questo. Mosè chiede agli israeliti di costruire un altare. L'altare come è costruito? È costruito in questo modo. Poggia su 12 stele,
E poi sulle 12 stelle c'è appunto il marmo che le unisce. Guardate, l'altare è segno di Dio, cioè quando il prete entra a messa, ogni volta che entra, arriva all'altare e lo bacia. Non è che bacia il marmo, sta baciando quello che l'altare rappresenta, cioè Gesù Cristo, figlio di Dio. Quindi l'altare è segno della presenza di Dio. L'altare che unisce tutto, cioè quindi questa predella, potremmo dire, questa tavola che unisce tutto, si poggia su 12 stelle, su 12 piedi. I 12 piedi sono il segno delle tribù di Israele, cioè le 12 tribù vengono unite dalla stessa tavola, cioè da Dio. È Dio che crea da questa accozzaglia di tribù un'unica realtà. Quest'unica realtà, che viene già manifestata nel segno dell'altare, di fatto viene poi esaltata ancora con il rito che segue alla costituzione di quest'altare. Qual è il rito che segue? Il rito che segue è il fatto che Mosè chiede agli israeliti di portargli dei giovenchi. I giovenchi vengono sgozzati, il sangue dei giovenchi viene preso e viene asperso sull'altare e sul popolo che sta presente. A significare che cosa? Guardate, da oggi, davvero, se noi ci impegniamo a vivere secondo questa logica, da oggi davvero noi diventiamo il popolo di Dio, un'unica famiglia. E lo siamo perché nelle vene di Dio e nelle nostre scorre lo stesso sangue. Cioè noi siamo famiglia di sangue, siamo famiglia carnale. Guardate che questo concetto per Israele è un concetto forte. È un concetto talmente forte che gli israeliti praticanti ortodossi hanno fatto alcune volte proselitismo, cioè hanno cercato di convertire all'ebraismo altri, ma i convertiti all'ebraismo venivano sempre considerati come ebrei di serie B. Perché l'ebreo vero, quello di serie A, non è soltanto quello che crede in Yahweh, cioè crede nel Dio degli ebrei, ma è anche quello che discende da Abramo, cioè carne e sangue di Abramo, è discendenza puro sangue. Quindi questo concetto è fondamentale per Israele e l'averlo ribadito nella ritualità dell'alleanza significa di fatto che questo Dio sta dicendo: guarda che io davvero da questo momento sono membro della tua famiglia, anzi, per dirla tutta, siete voi che da questo momento diventate membri della mia famiglia perché noi condividiamo lo stesso sangue. Quindi Israele diventa popolo proprio con la ritualità dell'alleanza. Questo sangue dell'alleanza, questo sangue dell'antica alleanza è il sangue che di fatto crea unità all'interno del popolo. Questa cosa che si celebra nell'Antico Testamento trova il suo compimento finale. E quindi è una delle cose che si realizza su questa croce di Cristo, trova il suo compimento finale nella trasfissione del costato. Perché? Nella trasfissione del costato esce il sangue. Questo sangue, però, attenzione, non è più il sangue di un giovenco, di un capretto, di un agnello, di una mucca. È il sangue stesso del Figlio di Dio, cioè il sangue di Dio. Quello che esce dal costato di Cristo è il sangue di Dio, è lui l'altare in quel momento. Lui viene asperso con quel sangue, cioè questo sangue bagna l'altare che è lui è l'altare, cioè la presenza di Dio è lui. L'altare è il segno della presenza di Dio, è il segno della presenza di Cristo, lui è l'altare, è Cristo, cioè è lui il segno vero, cioè è lui la realizzazione di quel segno. Quindi quel sangue bagna Gesù Cristo, ed è il sangue suo, il sangue di Dio, e bagna anche quelli che stanno sotto la croce a rappresentare l'umanità. Davvero stavolta il sangue di Dio realizza l'unione,
di Dio stesso e dell'umanità, e quindi unisce l'umanità in un'unica famiglia, che è la famiglia di Dio. Mi fermo qua perché c'è tanto altro ancora da dire. Un arrivederci alla prossima puntata.